Blue from Heaven, il nuovo progetto di Pierluigi Balducci. È una produzione internazionale, nel senso che la formazione non è soltanto italiana, include alcuni musicisti che sono considerati unanimemente ai vertici nel loro strumento, nel jazz contemporaneo. Alle percussioni c'è Michele Rabbia, che batteria e percussioni, che è un batterista italiano, piemontese, ma molto attivo nella scena europea. Al sassofono e oboe Paul McCandles, che tutti gli appassionati di jazz conosceranno in quanto abbinano il suo nome al gruppo degli Oregon, che è un gruppo che ha una storia quarantennale nel jazz contemporaneo, e al pianoforte uno dei più grandi pianisti della scena europea internazionale, che è John Taylor, inglese. Paul McCandles al contrario è americano e californiano. 8 composizioni visionarie. Perché? Sì, visionarie perché queste composizioni, prevalentemente mie, tranne 2 composizioni che invece ho voluto reinterpretare, ma che sono di altri autori, ritengo che in questi brani appunto ci sia una capacità magica di far sognare o di far viaggiare con la mente e di aprirsi a mondi o a tempi o a situazioni che non hanno, diciamo, lontane dal qui e dall'ora, cioè è un modo un po' romantico per aspirare a qualcosa che non si ha, una sorta di composizioni visionarie, appunto. Qualcuno scriveva ad ascoltare ad occhi chiusi, quindi. Ma ognuno poi sceglierà ovviamente come ascoltarle. Certamente è bene ricordare che in ogni caso si tratta di una produzione nel solco del jazz internazionale, del jazz europeo in particolar modo, che prevede pur sempre l'affidarsi alla prassi dell'improvvisazione, come potranno vedere le persone che sono qui stasera, ma con una cura, ecco, questa sì, molto italiana o molto europea, della scrittura, dell'arrangiamento. Cosa ha significato per te creare questo progetto e suonare con questi musicisti?
Questo che è poi il mio sesto disco, il sesto disco a mio nome, ha significato molto, perché grazie all'etichetta di Lecce 12 Lune, che è considerata unanimemente una delle migliori etichette in Italia e in Europa, ho avuto l'opportunità di realizzare una produzione con musicisti che sono di un'altra generazione rispetto alla mia, soprattutto Paul McCandless e John Taylor, e che sono dei capi scuola. Io sono cresciuto ascoltandoli, quindi ogni musicista di jazz che si forma ascoltando i dischi, si forma vedendo i concerti, questa è una caratteristica di chi suona jazz. Per un musicista come me, poter suonare con le persone che io reputo idealmente dei miei maestri è stata un'esperienza elettrizzante, molto molto affascinante, anche se poi tutto sommato naturale, perché è come se tu ti riappropriassi di una parte della tua formazione, e riesci a collaborare con persone che però hai sentito sempre vicine a te. Che momento sta vivendo il jazz e dove sta andando? Allora, dal punto di vista creativo, io ritengo che il jazz italiano sia assolutamente fertile e fervido, e in generale sforna grandi talenti, grandi progetti, grandi artisti riconosciuti a livello internazionale. Dal punto di vista concreto degli spazi in cui il jazz si esibisce, stiamo risentendo, come tutti, della terribile crisi, perché ci sono stati degli enormi tagli l'anno scorso e quest'anno nei finanziamenti pubblici, nelle risorse che possono utilizzare le amministrazioni regionali, provinciali e i festival, che poi da queste amministrazioni dipendono. Per cui stiamo vivendo un periodo molto critico, ovviamente. Speriamo che, come dire, talvolta ci capita più facilmente di suonare all'estero. Il Nord Europa è una zona felice per noi musicisti italiani. Adesso la crisi sta colpendo anche lì. Infatti molti musicisti si stanno rivolgendo al Sud America o all'est asiatico, per esempio la Corea, la Cina, dove ci sono delle economie in crescita che non risentono della crisi e che fanno da polo d'attrazione per molti musicisti. Progetti per il futuro? Io mi accontento di poter continuare a fare quello che io faccio nella mia vita, cioè il musicista, il concertista, e quindi certo avrò sempre nuove sfide, mi pongo, per come sono fatto io, sempre nuove sfide, ma sono felice così di poter continuare a fare il concertista, portare la mia musica in giro, nei festival, nei teatri, collaborare con persone e musicisti splendidi, e anche di continuare con l'attività di docente, che è un'attività molto importante per me e che mi gratifica pure, per cui se mi è concesso di continuare su questo doppio binario sarò ben felice.